Terminata oggi la lettura integrale del libro di Cormac McCarthy, La strada, volevo come al solito presentare una chiave di lettura per questo libro. Qual è la scena di questo libro? La scena in cui si svolge il tutto è uno scenario post-apocalittico. Il mondo è stato distrutto, la bomba atomica, qualcosa. E quindi ci sono i resti, quel che rimane dopo questa distruzione. Qualche umano si è salvato. E questo mondo è il luogo adatto per cercare di guardare all'uomo nella sua natura profonda e quindi anche di capire quali sono le cose fondamentali che lo muovono e nello stesso tempo cos'è che lo può tenere in vita anche quando tutto l'ambiente esterno sembra rivolgersi contro di lui. Allora c'è il gioco dell'istinto di sopravvivenza, sopravvivere, oppure il senso, la ricerca del senso, cos'è che ti tiene in vita, perché non ti lasci morire quando vedi che niente intorno a te può rappresentare un futuro, quando anche Dio o la speranza di Dio è morta, quando anche tutta la tecnologia, insomma, che era legata al mondo di prima, ormai non c'è più, non c'è più niente che possa renderti più tollerabile la vita su questa terra. Questi, secondo me, i grandi interrogativi che questo ambiente così difficile da vivere, da digerire, ci lascia aperti, insomma, ci provoca. E qui si muovono fondamentalmente due personaggi, un padre e un figlio, legati da un rapporto d'amore e di necessità. C'è una necessità reciproca, la necessità del figlio nei confronti del padre, il quale non saprebbe esistere da solo. E quindi è una necessità di sopravvivenza. Un figlio che probabilmente non ha vissuto prima della catastrofe. Sembra nato al momento della catastrofe, quindi percepisce il mondo così com'è attualmente, già distrutto. Questo scenario è lo scenario della sua vita, ma ha bisogno del padre e con lui stabilisce un legame molto, molto forte, molto intenso. Ma come il figlio ha bisogno del padre, il padre ha bisogno del figlio. Il padre non troverebbe senso in questa vita, non saprebbe sopravvivere se non ci fosse questa necessità di essere il supporto del figlio. Il senso del sopravvivere il padre lo trova nel prendersi cura del figlio. È un prendersi cura con amore. La sua vita è legata alla vita del figlio. Non sarebbe possibile neanche la sua, altrimenti. La madre, infatti, non è riuscita a trovare questa motivazione, insomma, e indirettamente viene raccontato nel libro come la madre si sia lasciata morire, o abbia preferito morire piuttosto che tentare una sopravvivenza in questo ambiente assolutamente ostile, nell'ostilità di questo ambiente, in cui non c'è niente, non c'è una speranza, non c'è un Dio, non c'è un faro che illumina l'andare, non c'è una meta per questa via dove dirigersi in questo viaggio. L'unico faro è rappresentato dall'amore tra questi due personaggi. E l'ambiente intorno è un ambiente di pericolo, dove
L'istinto prevale, l'istinto è un istinto di sopravvivenza che invece che creare dei legami con l'altro, cerca di sopraffare l'altro, cerca di prendersi quello che è più necessario, fondamentalmente il cibo, quando questo cibo non viene più prodotto. E quindi è un mondo pericoloso in cui l'altro, lo straniero, le bande, queste persone che si aggirano o cercano di rubare o sono vissute come minacce, come pericoli. È un andare segnato dalla necessità di difendersi. Il padre che protegge il figlio che ama il padre che chiede spiegazioni al padre sul mondo che si trovano a percorrere, a vivere insieme, sono continuamente in allarme e in pericolo di fronte a queste cose. E allora un primo oggetto simbolico, insomma, che si portano dietro è questa pistola con pochi colpi in canna, due colpi, poi diventa uno, che è tutto ciò che, almeno come minaccia simbolicamente, li può proteggere nei confronti del mondo, insomma, può salvare loro questa vita a cui ancora tengono. L'altro oggetto abbastanza simbolico è questo carrello, dove mettono tutto quello che è loro necessario per la sopravvivenza ed è il minimo necessario. Siamo agli elementi essenziali, a tutto ciò di cui l'uomo non può fare a meno per sopravvivere. Un minimo di riparo alle intemperie, questo telo e quei viveri che riescono di volta in volta a procurarsi, perché più di tanti non ne possono caricare nel carrello. E più di un carrello non possono spingere avanti nel loro percorso. Per cui di volta in volta avranno la necessità di procurarsi altri viveri. E quindi di cercare questa ricerca continua durante tutto il viaggio. Essenziale, carrello come la quantità massima di cose di cui puoi aver bisogno, che ti possono servire per la vita. Non tutto quello che ti dà la società dei consumi, ma si può vivere anche con questo carrello, se di volta in volta si riesce in qualche modo a provvedere di riempirlo. L'essenziale, il carrello, la pistola. E poi questi incontri che avvengono, dove si incontrano cadaveri, dove si incontrano corpi morti. Raramente un personaggio vivo, un vecchio, un uomo che cerca di strappare loro il carrello, tutti personaggi squallidi, lerci, distrutti, di cui non si sa se riescono poi a sopravvivere o meno, ma anche questo modo di andare, guardando a tutto quello che succede intorno come se ci fosse quasi una tarassia, un'abitudine, come se ormai dei personaggi dell'oggi guardano o guarderebbero a dei reperti preistorici, come se si percorressero delle catacombe in cui si trovano, sì, corpi morti, cadaveri, teschi, resti umani, ma che sono ormai una cosa passata, sono archeologia, non ci toccano più nel profondo, non è il cadavere fresco che è lì, insomma, o il corpo del moribondo che ci crea partecipazione, emozione. Poi l'altro elemento, e l'altro elemento è questo fatto di portare il fuoco, che il bambino richiama ogni tanto nei suoi dialoghi. Il bambino è colui che porta la vita, che porta avanti la vita, che
che ancora non è stato deluso dal passato, che ha la speranza e quindi l'amore per le cose che incontra, per le persone che incontra, per la vita stessa, che sente come necessità, come qualcosa che va mantenuto. E quindi è questo bambino che ha questo sentimento vitale e che è cosciente di averlo e attraverso il quale riesce in qualche modo a illuminare anche il padre, a confermarlo nel senso, a ridurre anche l'aggressività del padre nei confronti dei potenziali nemici. Il bambino che non smette di credere nell'altro, nel possibile altro che intravede anche in lontananza l'altro bambino. E quindi la fiducia prospettata nel bambino, nell'altro, anche nell'altro che non si conosce. Questo andare, questo viaggio, che non ha una meta, si va verso sud, ma cosa succederà a sud? Sarà un punto di arrivo? C'è un tempo per andare? No, c'è un tempo per viaggiare. E si va senza sapere cosa aspetterà, cosa succederà. Infatti non succederà niente di particolare, non troveranno una, non ci sarà una soluzione, anzi, ci sarà la morte del padre. Un viaggio senza meta e senza tempo. Com'è il viaggio? Siamo al di là della modernità, del viaggio costituito dallo spazio del tempo. Il tempo più breve per arrivare a un certo punto, perché in quel punto c'è un qualcosa, insomma, si fanno affari, si produce. E quindi il tempo del viaggio va ridotto. No, qui si ritorna a un viaggio come era prima della modernità, a un viaggio in cui il tempo non regola più l'andare. Si va. La vita è nel viaggio, in questo andare, senza punto di partenza e senza punto di ritorno. Quello che è importante è quello che succede durante il viaggio. E durante il viaggio il problema importante è la sopravvivenza. E allora nel racconto tutto è impostato nei piccoli gesti della vita quotidiana. Questo mantenersi in vita è fatto di tutta una gestualità che a volte sostituisce le parole. Ci si parla coi gesti e i gesti diventano fondamentali perché sono quello che permette ad entrambi la sopravvivenza. I gesti, gli sguardi, come ci si guarda, come ci si muove, come si cammina. E quindi grande spazio nella narrazione viene data a tutti i gesti della vita in ogni momento. Lo scrittore si perde a descrivere le minuzie, come si apre un barattolo, come si entra in una botola, come si scende una scala, come si portano le cose, come si aggancia la tenda. Insomma, la minuzia dei gesti diventa importante in questo mondo in cui la sopravvivenza è legata anche alla precisione di questi gesti. E a questo corrisponde anche una scrittura, allora, insomma, questo modo di sentire, questa attenzione ben espressa attraverso un linguaggio particolare, una scrittura asciutta che non, in cui non ci sono quasi verbi, non ci sono aggettivi, in cui la punteggiatura c'è e non c'è particolare. Quindi un libro anche in qualche modo è difficile da leggere, da rendere. E per questo secondo me è anche un libro che è bene ascoltare letto, anche chi l'ha letto su carta, può trovare ascoltandolo ad occhi chiusi, può essere favorito nell'immaginario, si può immaginare quelle cose che sente descritte, vedersele lui, e quindi avere una percezione diversa, più
più ampia di quello che si intuisce nel libro. E poi c'è un altro fatto, sempre col finale, quindi il rapporto con l'altro, insomma. Il messaggio è quello che non si vive senza l'altro. Da soli non si potrebbe vivere in un ambiente così, non potrebbe vivere né il padre né il figlio, ma in due si riesce a vivere. E quando la vita non sarà più possibile per il padre, c'è la trasmissione dell'eredità da padre a figlio. Il figlio, morto il padre, dopo aver ricevuto questo insegnamento in questa simbiosi che c'è stata per tutta la strada, prenderà su di sé il suo bagaglio e incontrerà un altro che non sarà più il vero padre, ma un altro estraneo, sempre sopravvissuto, che avrà alle spalle una famiglia, lo si intuisce, e che si prenderà questa volta cura di lui, e lui saprà affidarsi a quest'altro, quindi non più con quel criterio di diffidenza, di sospetto. L'apertura, insomma, di questo libro è fatta verso l'altro. Il padre che muore si ritira, esce dalla scena, ma lascia un figlio capace ora, dopo questo percorso, di una sopravvivenza autonoma, un figlio capace anche di affidarsi a un altro, con la consapevolezza di essere nel giusto, di fare la cosa migliore. Alcuni hanno notato anche delle incongruenze, anche temporali, in questo libro, però quello che a me sembra interessante è proprio questo. C'è un fuoco, c'è un amore per la vita che viene portato avanti, che viene fatto crescere, che rende consapevoli della propria funzione nel mondo. E guarda caso è proprio il bambino che lo porta con sé. In un mondo di natura, in un mondo in cui l'uomo diventa animale, o rischia di diventare animale, assolutamente in preda all'istinto, quello che lo salva è l'esistenza di una moralità, di un senso del bene e del male. Il bambino dirà spesso: noi siamo il bene, e che lo rende diverso, che gli impedisce di precipitare nel baratro del tutti contro tutti, e quindi dell'orrore. Questo padre, che non ha un nome perché è un po' il padre universale, come il figlio, insomma, no? Sono due elementi dell'umanità, non, sono dei simboli, no? Non hanno un nome. Questo padre che si prodiga infinitamente per difendere la vita del figlio dal male, in realtà è lui stesso salvato dal figlio. E finché ci sarà un bambino, ci sarà la possibilità di vita umana, possibilità che la legge della parola torni a regolare un mondo precipitato nell'abisso della violenza, quella violenza assoluta del godimento mortale, quella violenza che quindi non riconosce nessun limite dettato dalla legge, perché il mondo che viene descritto da McCarthy è un mondo in cui non c'è più la legge dell'uomo. Quindi la legge è solo quella della moralità che il bambino si porta dentro, ed è l'amore per l'altro bambino che vedrà a distanza, ma per tutti gli uomini che incontra,
dai quali il padre spesso tenta di difendersi e che lui invece no, non vuole che subiscano violenza o male.